Ben ritrovati in primo piano la tragedia di Napoli, la morte dell'agente di polizia rimasto ucciso nel tentativo di bloccare una banda di ladri. Pasquale Apicella aveva solo 37 anni, due figli piccoli, una sola passione: difendere la legalità, difendere soprattutto la sicurezza della sua città, appunto Napoli. Di lui i suoi colleghi hanno detto che era coraggioso come un leone. Oggi chiaramente c'è rabbia, c'è dolore, non solo nel corpo di polizia ma in tutta la città di Napoli. Anche noi come 8 Channel chiaramente vogliamo manifestare la nostra vicinanza non solo all'istituzione, alla Polizia di Stato, alla Questura di Napoli, ma soprattutto ovviamente ai familiari di questo agente rimasto vittima del suo dovere. Allora, per parlare di questa tragedia abbiamo in linea Antonio De Lieto, che è il segretario nazionale del Libero Sindacato di Polizia. Ben ritrovato naturalmente e grazie per la sua disponibilità, De Lieto. Grazie a lei, direttore. Insomma, ma si può morire così di notte mentre fa il tuo lavoro per difendere, appunto, come dicevo, la sicurezza della sua città? Assolutamente no. L'ISIPO ha rappresentato tutta l'amarezza nei confronti delle istituzioni politiche che più volte sono state chiamate in causa dal libero sindacato polizia, i governi di tutti i turni. Noi non facciamo una questione di colore politico. A noi poco importa chi governa il paese, se sta a destra o sta a sinistra. L'ISIPO non mischia la politica con quelli che sono i compiti delle forze di polizia e di un sindacato che rappresenta diciamo, gli operatori di polizia. E una giovane vita si è spezzata. Noi abbiamo chiesto più volte, ripeto, di intervenire, di varare leggi speciali contro questa criminalità sempre più agguerrita, sempre più spavalda, in questo caso contro questi Rom che hanno fatto del nostro territorio la casa comune e la dimora fissa, direi, perché il Rom, da che mondo in mondo deve girare, invece sta trova un luogo che gli aggrada e resta lì. Non, e poi lungo il suo percorso, lungo la permanenza, questi signori commettono sempre reati. È il caso di ricordare che nel 2017 alcuni di questi quattro hanno forzato proprio nella zona del Napoletano un posto di blocco dei carabinieri. Quindi non sono delle brave persone, sono dei delinquenti. Questo è chiaramente un problema che probabilmente è stato sottovalutato negli anni, quello dei campi Rom di Giugliano, ma intanto De Lieto le chiedo anche un'altra cosa, perché il capo della polizia ha detto paghiamo un prezzo altissimo. A suo giudizio cosa c'è che non va nell'organizzazione del lavoro, soprattutto di notte, per le pattuglie che sono in strada della Polizia di Stato? Ma innanzitutto, guardi, io tornerei alle vecchie abitudini, la volante a tre, perché due uomini su una volante, a mio avviso, non ce lo possiamo consentire. In un momento in cui la criminalità su tutto il territorio nazionale è in netto aumento, quindi io sono per riportare nuovamente la volante a tre. A questo dobbiamo aggiungere che gli operatori di polizia dispongono di pochi mezzi adeguati per fronteggiare la criminalità, che si aggiorna sempre di più rispetto alle forze di polizia. È il caso di rivendicare il famoso taser, la pistola taser. Cioè, noi ad oggi ancora non si sa se le forze di polizia, se la polizia di Stato verrà dotata di questa pistola elettrica, ma ci vuole tanto per assegnare questa benedetta pistola, per finire questa sperimentazione. Cioè, le cose difficili avvengono tutte nella polizia di Stato e nelle forze di polizia in genere. Non ci possiamo più permettere lutti. E ricordo e chiamo all'attenzione l'istituzione di quanto è accaduto mesi addietro a Trieste, cioè quando i due operatori di polizia hanno perso la vita e come l'hanno persa in quella circostanza. Quindi, ripeto, per quello che mi riguarda, come rappresentante a livello nazionale del sindacato di polizia, io denuncio la scarsità dei mezzi attraverso 8 Channel e che ringrazio particolarmente lei, direttore, che mi ha dato la possibilità di lanciare questo grido di allarme.
Ecco De Lieto, intanto tornando alla tragedia di Pasquale Apicella, come si potrà avere giustizia rispetto a questo evento? Per i banditi al momento è stata ipotizzata anche l'accusa di omicidio volontario e questo sicuramente è significativo e importante, ma a suo giudizio, insomma anche alla luce della sua esperienza, si arriverà ad un verdetto alla fine, ad un processo e ad una sentenza giusta? Io me lo auguro, ma non ci spero tanto, perché in tribunale le cose cambiano. In tribunale conta la bravura dell'avvocato e poi la sensibilità fino a un certo punto. Il giudice si deve confrontare con le leggi, non è che può magari prevedere lui una condanna esemplare. E quindi è qui che deve intervenire il legislatore. Ci vogliono delle leggi speciali. Noi assistiamo giorno dopo giorno a aggressione continua alle forze di polizia e non si interviene, non si inaspriscono le pene. Come se insomma gli operatori di polizia devono uscire per prendere schiaffi da questo o da quell'altro cittadino di turno, che ovviamente alle spalle ha sempre un percorso, diciamo un percorso di precedenti penali che ha scontato, sì, per carità, ma questo non significa che poi dopo si deve permettere il lusso di aggredire le forze dell'ordine. E anche, per la verità, sono pochi casi, ma anche i cittadini che non provengono dalle file delinquenziali e si sentono in diritto di aggredire gli operatori di polizia, per non parlare poi degli stranieri, per carità. Lì è all'ordine del giorno l'aggressione verso le forze di polizia. Allora uno Stato e un governo, e mi riferisco attualmente a questo governo perché sono loro in carica, cosa aspettano per legiferare leggi speciali contro queste persone che non rispettano le forze di polizia? Un'aggressione va a demotivare l'operatore di polizia e conseguenzialmente viene intoccata quella che è la vigilanza su un obiettivo, la sicurezza dei cittadini, perché andare a lavorare con il morale giù e pensare magari che ci possiamo trovare di fronte a un giudice a rispondere solo per il fatto per averci difeso. Se sbaglia un poliziotto, tutti addosso, incominciando dall'istituzione Polizia di Stato, che gli apre subito un procedimento disciplinare, magari lo sospende pure in attesa che poi deve finire il processo quello giudiziario. Se invece il poliziotto viene aggredito, viene picchiato, tutto rientra nella normale tornazione di servizio, fino al punto che quell'aggressore magari non va nemmeno in carcere. Ecco, intanto probabilmente la rabbia in queste ore aumenta perché assistiamo, come lei sa, anche a provvedimenti che fanno discutere, che scuotono sicuramente gli animi dei cittadini. Mi riferisco alle scarcerazioni di condannati al 41 bis, scarcerazioni che stanno avvenendo un po' dovunque nel nostro paese. È sicuramente una beffa, De Lieto. Insomma, lei che messaggio vuole lanciare anche al ministro Bonafede? È una vergogna. Io non ho mai assistito nei miei anni alla guida dell'ISIMO e come operatore di polizia a questa vergogna che si sta perpetrando giorno dopo giorno, minuto dopo minuto. Manca solo che adesso mettiamo fuori dal carcere anche Cutolo e quindi direi che poi siamo a completo. Cioè mettere fuori un detenuto al 41 bis. Ma questi signori sanno di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di persone che magari hanno ammazzato più persone, ma per mafia, qui non parliamo di delinquenza spicciola, qui stiamo parlando per mafia, camorra, 'ndrangheta. Cioè noi stiamo mettendo fuori queste persone perché c'è il virus e non ho capito che cosa c'entra il Covid-19 con questi signori che devono scontare la loro pena, anzi, per quella che è la mia posizione, devono marcire in carcere. Questi non devono vedere la luce del sole, devono stare in una cella, in isolamento continuo, altro che riconoscergli i benefici, fino al punto di scarcerarli. Io credo che deve essere sostituito immediatamente il di giustizia, come pure il responsabile del DAP, perché
stanno consentendo questa vergogna. Siamo diventati la barzelletta del mondo, l'Italia che mette fuori i mafiosi, i camorristi, perché in questo momento c'è il virus. Quindi noi, anziché combattere il virus, andiamo a scarcerare i delinquenti. Ecco, per chiudere, Delito, questa nostra intervista, tornando all'impegno della Polizia di Stato, ai tanti agenti che di notte, come appunto faceva Pasquale Apicella, garantiscono la nostra sicurezza nelle città della Campania, in una città sicuramente ad alto rischio come obiettivamente la città di Napoli. Ecco, che messaggio vuole lanciare ai tanti poliziotti che sono di notte nelle strade? Probabilmente, come lei diceva prima, servono rinforzi, servono più uomini, ma anche più mezzi per contrastare la criminalità in queste realtà. Il messaggio che il libero sindacato di polizia, il LISPO, lancia agli operatori di polizia, alle forze di polizia in genere: non ci possiamo consentire di farci prendere da questi episodi, di farci toccare, di far scendere giù il morale. Noi dobbiamo essere sempre pronti ad intervenire e fronteggiare una qualsiasi emergenza. L'operatore di polizia non si può permettere il lusso di andare ad assolvere il proprio turno di servizio demotivato. Dobbiamo vincere quello che è questo momento particolare, che vede le forze dell'ordine abbandonate da tutti, abbandonate dall'istituzione, dalla politica, dal governo, da tutti. E ripeto, io non ne faccio un colore politico, perché un sindacato deve tutelare l'iscritto e i diritti dell'iscritto, ma non deve fare politica. Quindi non poco importa chi c'è al governo, se la destra o la sinistra. Ma ripeto, l'operatore di polizia deve essere efficiente, però deve essere messo in condizioni di poter svolgere al meglio il proprio servizio, e dotiamoli di mezzi adeguati. Attualmente, ripeto, stiamo ancora elemosinando la pistola laser. Non lo so, forse fra 10 anni, fra 100, può darsi che le forze di polizia avranno in dotazione il taser. Ecco, staremo a vedere. Intanto Antonio De Lieto, segretario nazionale dell'ISIPO, grazie per questa sua testimonianza. Grazie a lei, direttore. Un saluto a tutti gli ascoltatori del Otto Channel, che ringrazio, e complimenti per la sua trasmissione, che veramente dà la possibilità a tutti di poter intervenire, e in questo caso io ringrazio lei, ripeto, tutti i tecnici di Otto Channel, che hanno dato la possibilità all'ISIPO di rappresentare la propria amarezza nei confronti delle istituzioni, che ancora una volta dimostrano di essere poco attente ai problemi degli operatori di polizia. Bene, grazie allora, alla prossima occasione. Grazie ad Antonio De Lieto. Abbiamo concluso questa rubrica che abbiamo voluto dedicare appunto alla tragica morte dell'agente di polizia Pasquale Apicella. Ringrazio regia per noi Aldo Fenizia, grazie naturalmente a quanti ci hanno seguito. Arrivederci.